Antonella Zedda, Fratelli d'Italia. Oggi in aula abbiamo votato la fiducia al governo Meloni su un decreto, il decreto Superbonus 110. La fiducia è passata e noi di Fratelli d'Italia rivendichiamo questo risultato. Parto dalla fine, abbiamo approvato il posticipo dell'entrata in vigore di due tasse molto antipatiche, la sugar tax e la tax free. Abbiamo messo dei soldi, perché quando si immaginano dei provvedimenti, come fece il governo Conte nel 2020 imponendo queste tasse, avrebbe dovuto immaginare che queste tasse andavano coperte, quindi per il bene di tutti noi c'è stato un posticipo l'anno prossimo e in più è passato il decreto Superbonus, un decreto voluto per una campagna elettorale spudorata del governo Conte, che poi fino al 2022 ha potuto urlare che gratuitamente ci si poteva ristrutturare la propria casa e invece con quei 220 miliardi un governo lungimirante, una mente eccelsa avrebbe potuto pensare di mettere in atto il più grande piano infrastrutturale che l'Italia potesse vedere negli ultimi 50 anni. Si lamentano del ponte sullo stretto, ebbene con quei 220 miliardi avrebbero sicuramente potuto progettare e realizzare 14 ponti sullo stretto, tante dighe, strade, scuole e tanto altro. Noi non siamo per il gratuitamente, ci abbiamo messo la faccia, un decreto che sappiamo porterà qualche polemica anche durante questa campagna elettorale, ma la faccia noi ce la mettiamo sempre senza paura.